Buonasera ragazzi, io sono sempre Luca e siete sempre su Raw Therapy. Questa sera andremo a scattare delle foto notturne eh, e in particolare ci concentreremo nel creare il cosiddetto Star Lapse. Per farlo mi affiderò a due modelli di Insta360, la Go 2 e la Insta360 One X2. Partiamo col spiegare che cos'è uno starlapse. Uno starlapse non è nient'altro che un timelapse di foto notturne, quindi tante foto notturne eh, dove ci sono stelle e quant'altro, e si andrà avanti a scattare per diverse ore. Uh, utilizzando ad esempio un power bank come questo qui da 10.000 mAh uh, andiamo a prolungare di molto la vita della nostra uh, telecamera che stiamo utilizzando in questo caso l'andrò a collegare alla One X2 per raggiungere si spera un'autonomia di almeno 7-8 ore mentre invece lascerò la povera Go 2 senza batterie attaccate quindi probabilmente uh, quest'ultima farà uno Star Labs molto più breve. Di per sé lo Star lo andiamo poi a ottenere nell'applicazione eh, di Insta60 e lo andremo a vedere alla fine di questo video, la parte diciamo di post processing ed editing e quello che dobbiamo fare ora è settare queste due telecamere fuori da casa mia. Prima grande differenza che una e una Camera, diciamo normale eh, che andrà ad avere una inquadratura fissa del cielo, mentre l'altra è una fotocamera eh, 360 che di fatto andrà a riprendere a 360 gradi tutto quanto il cielo. Vi servirà chiaramente un treppiede dove andare a eh, posizionare la vostra camera, e nel mio caso appunto, collegherò il power bank alla porta usb c eh, qui ci sarebbe diciamo eh, da fare attenzione che non entri troppa umidità all'interno di questa porta io cercherò un po di proteggerla eh, alla buona comunque siamo ancora in inverno fa molto freddo e non c'è tanta umidità e poi appunto andrò a collegare tutto al power bank eh, per lasciare acceso questo setup si spera per tutta la notte Fate attenzione che in teoria questo cavetto qui dovete cercare di metterlo abbastanza compatto ehm, vicino al cavalletto, diversamente vi entrerà nell'inquadratura. Io molto probabilmente farò una cosa di questo tipo, quindi lasciate il filo bello parallelo alla camera appiattita, ok? L'altra invece sceglierò l'inquadratura e rimarrà sempre quella. Abbiamo la fortuna che lo star lapse, che poi appunto come abbiamo detto è un timelapse a tutti gli effetti, è un preset già preesistente in entrambe le telecamere. Sulla Insta360 One X2 basta accendere. Quindi per selezionare questo preset andiamo nelle modalità qui, andiamo a schiacciare proprio sullo schermino, ci spostiamo in giù. Andiamo appunto su queste modalità eh, personalizzate, dove ci viene dato subito Star Labs. Lo selezioniamo. A questo punto, dovremmo andarlo a eh, impostare. Per impostarlo, chiaramente qui abbiamo 360, quindi vuol dire che stiamo facendo video 360. Tiro da questa parte. Prima, eh, primo passaggio: scegliere il formato. Se vogliamo scattare solo in JPEG oppure in JPEG più Raw. JPEG più Raw magari ci dà più possibilità di effettuare delle, mo delle modifiche e quindi credo sia più giusto. Dopodiché ci spostiamo nell'esposizione che da auto dovete portare a manuale, ok? Manuale. Andiamo sulla velocità del diaframma, cioè il tempo di esposizione del nostro scatto. Per una lunga esposizione ci dobbiamo portare almeno a scattare un qualcosa che viaggia tra i 30 secondi e I 60 secondi possiamo tranquillamente impostare eh, 60 secondi, chiaramente impostando 60 secondi andremo ad ottenere nelle singole foto in realtà delle piccole strisciate. Però, questo per il proposito dello StarLapse laps diciamo che va più che bene perché alla fine il risultato finale dovranno essere proprio delle strisciate ok quindi fate 30 secondi se volete mantenere le stelle più dei puntini potete andare a 60 eh, piuttosto che anche fino a 120 secondi mi pare esatto 120 secondi è il massimo questa è una esposizione molto molto lunga eh, di due minuti che vi consente di abbassare gli iso che vedremo tra poco eh, però appunto Può essere un po' eccessiva, soprattutto co come nel mio caso in cui ci saranno delle fonti di eh, luminosità artificiale. 60 secondi ora andiamo sugli ISO Gli ISO eh, normalmente io quando metto 30 secondi lascio 800 ISO. Su 60 secondi dimezziamo questa esposizione e andiamo quindi direi a 400 ISO. Ancora web balance, web balance automatica, secondo me. È da preferire ed infine quanto tempo tra gli scatti lasciare quindi 3 secondi in questo caso perfetto siamo quindi pronti per scattare vi consiglio prima di iniziare propriamente lo star laps di fare un singolo scatto notturno lo andate a programmare nella stessa maniera eh, e riportate queste questi setting nello scatto notturno per capire diciamo che eh, la foto sia esposta correttamente eh, se siete in un luogo molto buio, in realtà queste, eh, questi setting andranno bene. Se siete in un luogo, come vi dicevo, misto con anche delle luci artificiali, come nel mio caso, oltre appunto ad a vedere, a vedere il cielo, dovete anche esporre eh, le luci artificiali. Ok? Quindi vi consiglio di fare uno scatto di prova. Per quanto riguarda invece la Insta360 Go2, dobbiamo collegarci al telefono. Uh, non mi pare che sia accessibile uh, il preset degli StarLapse dalla Insta360 Go 2 stessa ed è molto più comodo, diciamo, farlo da telefono. Ok, quindi siamo entrati nella schermata principale della Go 2, ci spostiamo su StarLapse, vedete che c'è proprio uh, il, uh, il preset. Stessa cosa di prima, modalità deve essere manuale impostiamo gli ISO. iso 400 sono quelli che abbiamo impostato prima questa qui è la velocità del diaframma il tempo di esposizione ci spostiamo eh, su secondi quindi andiamo su abbiamo detto 60 secondi voilà e il white balance lo lasciamo appunto su auto anche lei quindi è pronta per scattare ma il via dello scatto del starlaps lo diamo appunto da telefono. Letteralmente al freddo e al gelo per tutta la notte, le povere due camere, la One X2 e la Go2 ci apprestiamo ad andare a fare il processo di editing e post-produzione. Prima di procedere voglio fare una precisazione. Questo Star Labs è stato girato sì, in montagna con ottime condizioni eh, del cielo che era veramente molto cristallino con delle stelle che si vedevano molto bene, tra l'altro in una fase di luna calante, comunque completamente assente, quindi buio abbastanza potente, però eh, c'era parecchia luce artificiale che ha creato un po' di riflessi soprattutto nelle lenti della camera a 360°. Gradi. Questo ha un po' pregi e difetti, nel senso, se andate completamente al buio Fate degli Star laps migliori, questo è in dubbio. Ma se avete degli oggetti illuminati, comunque diciamo che arricchiscono la scena in generale. E quindi in questo caso mi è piaciuto far così. E a questo punto eh, non vi servirà nient'altro che la vostra Insta eh, One X2 e il vostro telefono. Il passaggio è veramente molto semplice e si fa tutto tramite app. Insta360. Colleghiamo per prima cosa la One X2 eh, all'applicazione e una volta collegata, ci dirigiamo sulla sezione storie. In questa sezione troveremo proprio un preset chiamato Star Laps. Quindi ieri sera abbiamo girato con il preset Star Laps sulla One X2. Oggi scegliamo sul eh, nostro smartphone il preset eh, appunto per gli Star Laps che troviamo nella sezione storie. Selezioniamo la ripresa eh, la ripresa interessata è questa qui ed è formata da tantissimi scatti. Stanotte ho scattato circa 1000 scatti in un tempo di circa 8 ore, diciamo. Quindi ho coperto l'intera durata eh, di quando l'ho messa io utilizzando un powerbank da appena 10.000 mAh. La Insta 360 One X2 stamattina l'ho trovata carica, a differenza appunto della sua collega Go 2 che invece si è scaricata in poco tempo perché eh, l'ho affidata soltanto alla sua carica interna. StarLapse, semplicissimo: selezioniamo eh, la serie di fotogrammi che sono dei fotogrammi. Lunghe esposizioni come le abbiamo impostate ieri sera. Alla fine ho trovato una quadra andando a scattare con 20 secondi di esposizione, eh, non bruciando quindi troppo le case illuminate, e mi pare di aver messo 200 ISO. Ho fatto un po' di prova, un po' di scate di prova e poi, molto semplice, clicchiamo su avanti. Attenzione, perché io qui ho scattato veramente eh, tanto e unire circa 1000 fotografie. Uh, in 360 se non avete un buon telefono potrebbe essere un problema quindi io sto usando uh, il mio iPhone 13 Pro quindi il massimo disponibile e comunque devo dire che ci vorrà un po' e voilà ce l'abbiamo fatta abbiamo ottenuto un video di addirittura un minuto uh, adesso andiamo a cliccare play e vediamo un po' cosa succede eccole qua guardate che spettacolo le stelle che tracciano eh, il cielo, veramente magnifico, veramente magnifico. Tra l'altro, Insta eh, ci aggiunge direttamente una musica da pelle d'oca, eh, fantastico, fantastico, e quindi qui vedremo la transizione dalla luce serale alle prime luci dell'alba probabilmente chiaramente questo posso anche girarlo eh, per vedere attorno purtroppo la casa disturba un po poi magari proviamo a sistemarla in post produzione così sembrano tante stelle eh, cadenti modifichiamo ancora e quindi facendo modifica ancora andiamo a eh, gestire il video possiamo mettere dei keyframe ok connessa andiamo direttamente sull'album Generazione del video anteprima, eh, eccoci qui, vediamo un po' che cosa capita in questo file eh, file in cui ho inquadrato un po' di arbetta, eh, c'è una pietrolina che teneva ferma il tutto, avevo paura che me la rubasse la volpe sostanzialmente, perfetto, quindi il movimento è questo qui: molto breve, eh, vuol dire che eh, la Go 2 purtroppo è durata poco, però. E per farvi capire il concetto ok durata poco perché faceva molto freddo e di conseguenza la durata me l'aspettavo che fosse quella per andare ad ovviare a questo problemino avrei potuto collegare un power bank alla go2 ehm, ricaricandola esattamente come ho fatto invece per la one x2 che con un power bank da 10.000 mAh è andata avanti tranquillamente per tutta la notte. Ok, facciamo play e voilà. Ecco qua uno Starlapse. Ok, eh, possiamo decidere di eh, salvarlo così com'è. Fare una risoluzione custom. Direi che facciamo color plus. E rimuoviamo la grana. Voilà, lo esportiamo così com'è. È finito qui sostanzialmente quello che si deve fare per montare uno StarLabs con il telefono. E voilà, abbiamo ottenuto entrambi i video in pochissimi passaggi direttamente sul nostro smartphone, eh, veramente alla portata di chiunque, perché diversamente il workflow eh, più professionale... A computer eh, gestendo scatto per scatto in maniera singola è veramente qualcosa di molto più lungo eh, molto più impegnativo eh, da gestire eh, perché comunque sono tanti file nel caso della 360 noi possiamo anche creare un night lapse a 360 gradi magari lo andremo a vedere in un altro video eh, come fare appunto con queste immagini a creare un time lapse, un night lapse, meglio a 360 ⁇ gradi in virtual reality. Quindi direi che per questo video è tutto. Io sono sempre Luca. Siete sempre su Raw Therapy. Fatemi sapere se vi piacciono questi tutorial e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.